prova, ci siamo. Salve ragazzi, buonasera, buongiorno, benvenuti in questo nuovo gameplay. Oggi siamo su Chernobylite, su piattaforma PC. Volevo portare questo mini episodio, questa anteprima, se così si può chiamare, di questo nuovo videogioco che non conosco minimamente nulla, cioè non so nulla di questo gioco, so soltanto che, vabbè, chi non conosce la strage che è successa anni fa, parliamo proprio di 20-30 anni fa, se non di più, ora non so di certo la data precisa, comunque la strage che accadde a Chernobyl. L'esplosione della centrale nucleare che provocò tantissimi morti. E vediamo cosa ci presenta questo videogioco. E, tanti mi piace se vi interessa questo genere di videogioco. E, da quello che sono riuscito a ricavare dalla rete, o da quello che ho capito più che altro, è un genere GDR. Ed è uno, non vorrei definirlo sparatutto, ma è, diciamo che è un documentario affatto a videogioco. So che esiste, non so su quale piattaforma streaming, esiste qualche documentario che tratta appunto qualcosa che viene visto in questo videogioco. Noi attualmente siamo con l'update 45.385 e siamo, come ho detto, su piattaforma PC. Stiamo giocando in qualità ultra, da guardare anche un ottimo sfondo con la scritta Chernobyl Light. Stiamo giocando ad una risoluzione pari al 2K. Ora vi faccio vedere le statistiche. Ho impostato il blocco FPS ad illimitato perché era bloccato a 60 fps, in modo tale che riesco a giocare. Voi non lo vedete perché è una caratteristica del mio monitor Alienware, l'FPS in alto a sinistra abilitato dai comandi è a 120, cioè perché il mio monitor supporta il refresh rate a 120 Hz. Quindi oggi siamo qui per testare. Ho aumentato anche il campo visivo per testare questo videogioco, per vedere cosa ci permette. Vediamo un po' personalizzata, perché ho ritoccato, come dicevo, questa opzione e il campo visivo. Vediamo un po', mettendo la ultra, cosa succede. Nulla, ok, lasciamolo così. Veramente a me il gioco lo ha impostato ad ultra. Forse ritoccando il campo visivo. Boh, vediamo. No. Ah, perché ho messo modalità finestra schermo intero. Era invece impostato a finestra schermo intero. E ecco perché forse mi ha messo qualità della grafica personalizzata. Va bene. Bando alle ciance. Andiamo a vedere anche le opzioni video avanzate del gioco, qualità della geometria, qualità del fogliame, distanza rendering, ombre, texture, effetti. Queste due le dà disattivate, comunque l'anti-aliasing e la qualità dello stesso. Lui me le setta così in automatico. Contatta ombre, questo non capisco cosa sia. Forse il riflesso, boh, contatto. Non lo so, e beh, questi sono dei filtri. Fioritura, presumo che sia ovviamente fiori, robe varie, insomma, il verde. Sfocatura, movimento, vabbè, questo è il famoso motion blur che tutti quanti conosciamo.
E abbiamo anche la profondità di campo. Per chi ha una scheda video che supporta il DLSS, abbiamo anche la possibilità di attivare il DLSS. Infatti, io l'ho settato a prestazioni. Potrei mettere anche ultra prestazioni, ma non sto giocando in 8K. So che quella impostazione è utile per chi oggi gioca a quella risoluzione. Se non sbaglio, è 4320p. Però io attualmente ho il monitor 2K, preferisco giocare in 2K. Potrei anche giocare in 8K upscalato, cioè, però non voglio far impegnare la mia attuale scheda video, la RTX 3090, che potrebbe anche supportare l'8K, però non voglio portarla io troppo all'estremità. Allora, direi di partire. Io ho impostato il volume a 30, poi non so come si sentirà, non so cosa uscirà, perché attualmente sul mio PC non ho un programma di editing installato, quindi devo poi recuperarlo e con calma poi effettuare, come facevo in passato, i vari rendering sul file video e audio. Vedremo come sarà questa prima esperienza. Stiamo utilizzando come software di registrazione il programma di GeForce Experience, quindi mi affido a Nvidia per oggi. Vediamo come si presenterà questo videogioco. E ripeto, non posso fare dirette sia sull'altra piattaforma che su questa qui, perché purtroppo non ho una connessione stabile. Purtroppo, avendo 30 MB in upload che non sono nemmeno effettivi, quindi oscillano tra i 20, 30, 25, 30, 28, 30, quindi ragazzi o ragazze, diciamo che per ora recuperiamo qualcosa in registrazione, cioè effettuiamo la registrazione e poi uploadiamo sulla piattaforma che utilizzerò. Spero che le cose miglioreranno con il tempo, anche perché comunque avrò bisogno di una buona connessione per portarvi, insomma, dirette, non dico proprio in 1440, però almeno in 1080 vorrei streamare, però non so, non dipende da me purtroppo, e spero di poter portare presto qualche contenuto. Se capita qualche volta che carico oppure streamo qualcosa su console, diciamo che su console attualmente riesco a streamare in quella qualità, perché forse il software della, appunto, PlayStation mi setta in automatico, mi ottimizza più che altro i settaggi in base ai parametri della mia connessione. Invece, utilizzando OBS oppure, appunto, come vi dicevo, il programma, il software integrato, appunto, di GeForce Experience, insomma, devo andare lì a settare io i settaggi manualmente, quindi potrei incappare in qualche difetto, in qualche, appunto, qualche settaggio che la mia attuale connessione non mi permette. Comunque, vediamo un po' di poter avviare la nuova partita. Difficoltà di sopravvivenza media, difficoltà di combattimento media, difficoltà di gestione media. Allora, leggiamole tutte e tre insieme, vediamo cosa ci spiegano. Allora, la difficoltà di sopravvivenza influisce sulla quantità di materiali che puoi trovare nei livelli. Alle difficoltà più alte, espandere le base e produrre nuovi oggetti sarà più impegnativo. Quindi, vediamoli tutti. Allora, sta facilissima. Facile, media, difficile, folle. Mamma mia. Io direi di lasciare attualmente a media.
La difficoltà di combattimento influisce sull'intelligenza artificiale, sul numero e sulla resistenza dei nemici. Alle difficoltà più alte, gli avversari che incontrerai saranno in numero maggiore e saranno più efficienti nel combattere. Difficoltà di gestione. La difficoltà di gestione influisce sulla possibilità di successo delle missioni dei compagni e sul modo in cui la base influenza il loro morale e la loro salute. Alle difficoltà più alte, tenere in vita i tuoi compagni sarà più impegnativo. Salta l'introduzione, oppure ritratti dei personaggi. Ecco come vengono visualizzati i sottotitoli con i ritratti. Mostra nei momenti importanti, nascondi sempre, mostra sempre. Ma mostra nei momenti importanti. I ritratti ti aiuteranno a distinguere meglio i personaggi nella storia e persino ad affezionarti a loro. Tuttavia, chi non piace l'interfaccia utente possono dare fastidio. No, a me non danno fastidio. È Igor. Ecco come vengono visualizzati i sottotitoli senza ritratti. Ah, ok, mi ha fatto un esempio. Ok, presumo che Igor siamo noi. Inizia partita. Vediamo. Premi un pulsante per continuare. No. Allora, il videogioco è in lingua inglese, perché l'ho settato io in lingua inglese, oppure in lingua russa. Io ho lasciato le cose normali, solo che i sottotitoli, oppure insomma il menu, sono in italiano. Questo però è russo, da quello che riesco a percepire. Comunque graficamente si presenta molto, ma molto, ma molto, ma molto bene, ragazzi, essendo un gioco pari a 30-40 giga. 29 giga mi dava l'installazione. Cioè, l'impegno grafico c'è, però non mi piace quel piccolo scatto rallentato. Non vorrei che fosse il motion blur. Ops, non c'è più. Bene, signori, allora inizio ufficialmente il gameplay di Chernobyl Light. Tania, basta scherzare. Abbiamo una lettera, attenzione. Nota sul badge di identificazione. Lenin Nuclear Power Station. First name Igor, surname Kimenyuk. Scusate la pronuncia. Posizione Senior Engineer Nuclear Physicist. Quindi siamo, oddio, Senior Engineer è una posizione molto importante, e siamo un fisico nucleare. This badge grants its holder, vabbè, Vladimir Nuclear Power. Allora ragazzi, io non vi tradurrò le cose perché non sono molto bravo in inglese, però comunque quello che riesco ad intuire, oppure voi stessi che insomma ve la cavate, potete comunque fare da voi. Comunque, non lo prendiamo? Ah, bisogna solo leggerlo. Ah, ok, già si cammina, c'è una borsa, non si può recuperare. Cos'è questo? Mi sembrano pistole, un orsetto, dolcino. Ah, non ci possiamo inserire un pennarello. Allora, mazza, cioè, oddio, sembra di essere all'interno. Cioè, mamma mia. Allora, i tasti li dobbiamo comunque capire.
Volevo capire un attimo, musica, volume. Se io ho impostato a 30, mi sa che prima mi avrete sicuramente sentito bene. Comunque, poster tutti in russo, perché giustamente Chernobyl. Giornale, Robitinchia Pravda, The Clouds Over Chernobyl. Non c'è, mostra, nascondi, nota. Ah, abbiamo i sottotitoli, cioè abbiamo la traduzione. Ok, allora scusate, l'attivo. Questo tesserino garantisce l'accesso alla centrale nucleare Vladimir Ilyich Lenin, proprietà della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina. Nome Igor, cognome Kiminiuk. Kiminiuk, Igor Kiminiuk. Signore, allora vediamo un po' il giornale. Io mi soffermerò molto su queste cose perché non lo conosco. Non ho mai visto un documentario, me ne vergogno, scusatemi, fan di documentari su Chernobyl. Mi dovete scusare, ma io purtroppo mi infognerò ora con questo titolo. Allora, cielo scuro sopra Pripyat. Le conseguenze del disastro di Chernobyl sono terribili. Per la prima volta nella storia il numero di vittime provocate dal danno al reattore equivale a quelle causate dall'avvelenamento da radiazioni. 31 nel giro di qualche settimana, principalmente a causa delle ustioni da vapore radioattivo o dall'esplosione alle radiazioni. Una persona è morta di infarto. Ma questi numeri non rispecchiano la gravità della situazione. Le autorità hanno evacuato 115.000 persone in 36 ore, mamma mia, dicendo che presto sarebbero tornate a casa. Purtroppo hanno mentito. Oddio, 115.000 persone sono morte. E l'effetto sonoro. La catastrofe ha avuto un enorme impatto anche sull'economia. Al momento 784.320 ettari di terreno e 694.200 ettari di foresta sono inadatti alla produzione agricola. L'Unione Sovietica ha destinato quasi 18 miliardi di rubli, eh sì, la moneta russa, per rimediare alle conseguenze di questo disastro. Tuttavia non viene considerato che nei decenni a venire le persone evacuate dalla zona di Pripyat si ammaleranno di tumore. Inoltre, secondo le stime, il numero di tumori maligni nei paesi vicini crescerà in modo esponenziale, soprattutto nei bambini. Allora, ragazzi, voi che non conoscete appunto come me questa grande catastrofe che è successa, cioè queste storie, ragazzi, cioè, stiamo giocando un videogioco qualunque, un Call of Duty oppure un... Oddio, che poi... Call of Duty, almeno io ricordo Call of Duty 4 Modern Warfare, riprende la città di Pripyat, oppure la rotonda, che spero di vedere qui perché io dal trailer ho visto. Oh, cioè, ma guardate il movimento delle foglie, mazza, ma proprio identico. Abbiamo qualcos'altro che abbiamo saltato? No, comunque è una mappa, non riesco a fare lo zoom, ma è una mappa. Ragazzi, qua c'è un sacco di roba e siamo ancora già sul treno. Ok, parto una sequenza video. Vediamo un po'. Ammazza, mamma mia. Igar. Com'è bella la pronuncia russa, però. Cioè, se... In questo caso è una voce femminile, una voce chiara, ecco. Allora, io metterei il volume a 50, raga, perché non vorrei che non sentiate anche il gameplay, cioè io non voglio farvi sentire la mia voce orrenda. Più che altro. Allora, no, ma raga, ma stiamo scherzando, guardate che rendering grafico, cioè siamo al 100. Siamo al normale e se io con la mia scheda video 3090 metterei a 200, c'è cioè che succede? Mi entrano in casa le foglie. Mamma mia, bellissimo. No, ma preferisco lasciarlo così e non sforzare la scheda. Anche perché vedo che questo titolo si impegna parecchio. Delle gocce d'acqua. Sta nevicando cosa? Quella luce verde. Mamma. Nebbia. Pioggia? Non riesco a capire. No, mi sembra della nebbia. Allora, Che dire? sicuramente.
Che abbiamo detto? Aspetta, è un po' inquietante questo posto. Comunque, allora fate caso, ecco, alle prime maschere con maschera antigas e soprattutto agli indumenti. Questi erano indumenti sicuramente di qualche operaio che lavorava in qualche azienda, in qualche fabbrica a Chernobyl. Eccola, era la ragazza di prima. Inseguiamola. Ok. Ma ci sono tuoni o sbaglio? Ma proprio. Oddio, ma si è creata una specie di. Oh, mi sembra un. Non vorrei dire passaporta, però non so. Qualcosa che collega l'aldilà. Eccola dov'è. Comunque dai, bellissimo l'effetto grafico. Ah, possiamo. Ah, ma abbiamo qualcosa? Si è attivato l'HUD. Una valigia. No, io voglio esplorare, ragazzi. Sentite il fruscio della. Il fruscio sonoro della. Delle radiazioni. Bellissimo. Ma il cielo sta subendo qualche. Cioè, c'è una distruzione, c'è un foro. Boh. Comunque che bello l'effetto sonoro, è molto realistico. Allora, proseguiamo. Oddio! Oh! Oh! Via, 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 via! Oh, che spavento, raga! Mamma mia! Oh, iniziamo così. Vabbè che. Proseguiamo, dai, si fa sempre più avvincente la situazione. La situation. Allora, ci sono foglie che volano, fogliame. Allora, io non ho attivato il V-Sync, però mi sa che lo dovrei attivare. Però vediamo, è 79, ho detto che mi sa che mi scende di botto il. Framerate, vabbè. Giusto per dare qualità al mio canale, non per altro, non sono un patito, però se riesco a dare qualcosa di meglio è sempre meglio. Allora, ci sono un sacco di. Boh. Vedo dei lampi, forse elettricità, boh, non so. Si sta creando un vortice, ecco la parola esatta, vortice nel cielo. Però non capisco il perché. Ecco perché c'è questo vento, questa. Si creata una voragine, dai. Attenzione, ecco, sta aumentando forse il livello di radioattività. Oh, c'è acqua qui, non vorrei bagnarmi, prendere una scossa elettrica. Proseguiamo, dai. Salvataggio in corso. Oddio. Oh, oddio. Oh, raga, che sta accadendo? Mamma mia. Ma io devo proseguire? Ma non è che muoio, no? È un po' una situazione un po' strana. Ma per forza qui devo andare. Vabbè. Oh. Sì, no, ma comunque qua mi sa che moriamo male. Vabbè, andiamo di qua. Proseguiamo per di qua. Raga, sto andando alla cieca, cioè. Un tetto, una casa. Ok, è un video. Attenzione. Ci hanno dato un'arma? Che bello. Una cappa. Abbiamo munizioni? Oddio. No, vabbè. Che bello. Che bello, raga. Siamo a Chernobyl.
Siamo a Chernobyl. Cioè questo. Cioè questa voragine ci ha catapultato a Chernobyl. Bellissimo. Cioè vabbè, chi è che non conosce Chernobyl? Non so perché. Non ho visto documentari come ho detto all'inizio, ma vabbè. Allora, sento voci strane. Oddio, primo nemico. Tieni premuto per mirare, premi per sparare. Oh, calmi. Attenzione. Oh, scherzo. Fermatevi. Ma che sono ste robe? Senza la testa. Ma questa è gente infetta. Però guarda che bel effetto quando spariscono. E poi escono da una pozzanghera che creano loro. Siamo morti? No. Siamo tornati. No, ma siamo sotto la voragine proprio. Che è? L'albero di Harry Potter. Platano picchiatore. Cioè, ma dai, ma guardate che bello. Ma è uno spettacolo. Cioè, ti ci perdi proprio. Bello, bello. Proseguiamo. Oh, attenzione, qui vedo. Non so, ci sono. Che cosa sono queste cose verdi? Pietre? Oh. Ma stiamo andando proprio sotto la voragine, cioè dobbiamo andare proprio sotto la voragine, in un certo senso. 11 metri? Sì. Il gioco ci sta dicendo di andare qua. Foto. Ineluttabile. Oh, oppla là. Siamo in un'officina. Che sono ste chiavi, ste viti? Ma guardate quanto è fatto bene. Cioè, ma ragazzi, cioè, ma guardate un attimo. Banco di produzione. Ah, generatore di portali. Siamo sul banco da lavoro. Crea. Parti meccaniche. Ah, ok, non abbiamo requisiti minimi. Eh sì, non abbiamo ancora. Eh sì, siamo appena arrivati. Maschera antigas. Infatti, come possiamo notare lì anche sul bancone. Parti elettroniche. Racco. Fai presto, questo mondo si sta sgretolando, non lo vede. Hai ragione. Scusa. Ok. Diamoci una calmata, no? Vorrei un po'. FDT, proprietà di future deterrence technologies. Attenzione. Ma sbaglio si è alzato, non so, boh. Ingrandisce, ma non si può girare, non facciamo nulla. Ah, lo so, lo spostiamo noi. Ah, ok, vabbè, niente. Cosa abbiamo raccolto? Parti meccaniche. Ok. Cosa abbiamo qui? Una bilancia da macellaio. Scritto in russo, CTM. Non conosco il russo, signore, mi scusa. Scusatemi. Allora, andiamo avanti. Parti elettroniche, le abbiamo aperte. Una lavora non lo vado per uscire. Sì. Tante parole per dire due cose. Va bene. Allora, vediamo un po' di. Beh, è una bella base, ragazzi. Cioè, siamo in muratura. Allora, vediamo che possiamo creare. Mi fai fare questo? Ok. Cioè, mi fai far creare questa. Questa. Abbiamo detto cos'è? Guardate l'orologio. Il tempo. Stiamo andando avanti nel tempo. No, ma aspettate un attimo, cioè, è andata avanti. Anton e Olivier. Ti
Chernobylite. Igor, Igor. Non capisco perché in questa fase mi si abbassano di botto gli FPS, cioè sto andando a 10 FPS. Sveglia Igor, è ora di andare. Chi è? Abbiamo sempre in mano questa qua. Che cosa sei tu, Tatiana? Allora, questa Tatiana deve essere la nostra fidanzata, quando capire. O nostra moglie, boh. Nostra sorella, la nostra, che boh, non lo so. Però noi siamo senza armi, giusto? Eh sì, noi siamo figli di puttana, no? Affanculo. Cioè, ci siamo schiantati, avevamo una Jeep. Va bene, seguiamo i nostri amici. Allora, raga, date un voto a questo videogioco, cioè per me è 8 o 9, cioè graficamente, cioè oddio, almeno l'ambientazione è fatta veramente bene, complimenti allo studio, cioè veramente complimenti. Non conosco chi ha sviluppato questo gioco e comunque merita veramente tanto, complimenti davvero. Cioè, so che sono, detto così, sulla rete, una piccola azienda di pochi membri, infatti il titolo non costicchia nemmeno tanto. No, raga, è l'esplosione della centrale nucleare. Cercando per il Birdwatch. No, raga, cioè abbiamo visto la scena dell'esplosione. Antonio. Oddio, raga, mi somiglia la centrale che abbiamo noi qua in Calabria, Rossano, Coriano Rossano, centrale dell'Enel, solo che la nostra non è nucleare, però, cioè, mamma mia, minchia, guardate quanto è grande, porca puttana, cioè, tutta questa è esplosa, mi state dicendo? Cioè, non voi, cioè, è così per modo di dire, parla. Basta parlare, andiamo. No, raga, allora, il gioco non è che una battuta, sta solo cercando di alleggerire la tensione, si dice in via di linea 4. Deve capire che questa è una faccenda seria, una questione di vita o di morte. Linea 4. Boh, non è che una. Ma siamo gentili, dai. Sei un tipo simpatico. Mi sa che ci stanno per sgamare. Ti copriamo le spalle. Cioè, ma siete seri? La bussola nella parte alta dello schema segnala gli obiettivi personaggi. Tieni d'occhio in caso ti perdessi e non sapessi cosa fare. Raga, ma mi sa che mo ci individuano. Andate alla biblioteca, quel furgone non è arrivato fin qui da solo, tenete le piante. Sta nell'ombra. Ma sta Tatiana ancora non ho capito come fa a parlarci nelle orecchie. Comunque, detto di restare nell'ombra, fidiamoci di questa Tatiana. Non la vedo una tipa losca, cioè, ci può dare solo buoni consigli da quello che posso almeno capire. Non possiamo né arrampicarci, non fanno cazzo, insomma. Allora, diventa invisibile. Per cominciare a strisciare perché tra gli arbusti. Arbusti, siamo a terra o siamo accovacciati? Fatemi capire. Mi sa che siamo accovacciati.
Merda, che mi hanno visto. Mi sa di sì, ragazzi. Aspettate, merda. Mamma come me la sono cavata. Sbirciamoli, va. No, proprio hanno finito di parlare. E devo assassinare? Che cazzo devo fare? Vabbè, per ora già mi stealth, dai. Che bello, si può anche giocare in stealth sto videogioco. No, non possiamo attaccarle. Non mi dà nessun comando di interazione, quindi porca vacca. Dai, 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 andiamo di qua. Fidiamoci di qua, raga, dai. C'è una grata, mi sta ad indicare che devo andare di qua, sicuramente. Bene, il nostro obiettivo è a 50 metri. Vediamo un po' come. Ah, noi siamo. Igor, qua giù. Vai, arrivo, zio. Sì, ci sono, ci sono. Chiudi, 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 chiudi. Dai, dai, non fare rumore, fai piano. Ma sigillarla? Beh, mamma mia, un piede di porco. Mettici una catena. Tu dici dove cazzo lo vado a prendere. Beh. Allora, dai, il gioco non è tanto da valutarlo base, però non è nemmeno da valutarlo alto, anche perché allora a me piace graficamente, guardate anche le ombre, cioè come sono fatte bene, e non so se è il ray tracing questo videogioco, non lo so, però noi stiamo giocando ad alto, cioè ad ultra, scusate, cioè, come avete potuto vedere, questo è un generatore di corrente elettrica. Però non so, non è collegato, è abbandonato. O sono collegati, boh, non lo so. Vabbè, che ce ne frega a noi? Allora, bene, dobbiamo andare qua? Che dobbiamo fare? Devo Igor, parlare, Igor. volevo Facciamo rivedere un'analisi questa della domanda. radiazione, certo. Arrivederci, qui c'è un analizzatore ambientale che sarebbe sicuramente quello che abbiamo creato prima, mi ci gioco tutto. Generatore di portale, quello, un aggeggio molto sofisticato malgrado l'aspetto ingombrante, un attrezzo di alta tecnologia che sfrutta la cerebral light per creare delle wormhole stabili. Ma non è che sono quelle che abbiamo visto prima in cielo, quelle voraggi. Analizzatore ambientale. Afferra, scusate, afferra, sì. Lo mettiamo qui. Rilascio, equipaggio. Ok, 3.6, non bene, ma neanche Mia male. figlia, Veramente è più che. noi siamo Più è 4. abbiamo fatto Forse con la un giusta, stiamo tranquilli anche errore. troppo. Nessuno di voi è al sicuro. Ma questa Tatiana, perché non si rileva? Dai, dai. Cioè, ragazzi, stiamo entrando dentro dentro questo laboratorio. Agisco nel silenzio di tutti. Spero tu abbia una buona Ora memoria o sono che vada in libero. ricognizione. Ma torna, capitano Oliver! Ah, è un capitano. Regà, però voglio farvi una domanda. Cioè, loro hanno la maschera antigas, no? Per evitare le radiazioni. Ma noi l'abbiamo, presumo di sì, cazzo. Cioè, ti immagini tutto questo? Noi non abbiamo una maschera antigas. Mi sembra un po' strano. Allora, no, vabbè, la I è direi di nascondere. Equipaggio, equipaggio, GFR. Mappa. Ah, pizzica, quanto è grande. No, la poi ingrandisci, rimpicciolisci. Abilità. Ah, ecco chi è Igor. Ah, guardiamo un po' le abilità. Addestramento di Olivier. Stordimento, precisione. Posizione perfetta, postura, ritmo e respiro sono gli elementi essenziali per un tiro a perfezione. E tu li hai padroneggiati alla perfezione. Il revolver infligge 50%. Vabbè, questi con calma, furtività perfetta, furtività. Cioè, noi ci dobbiamo addentrare senza farci scoprire. Allora, Olivier, stato in salute stabile, missione. Ruba la Chernobyl Light dalla centrale neutro. Stato di relazione neutro, Anton, stato in salute stabile, Roma, vabbè, stessi obiettivi, ricette di produzione, fornello,
Un fornello improvvisato realizzato con materiale infiammabile ed erbe secca, cioè possiamo creare tutta sta roba, macchina piena, laboratorio. Non è il massimo, un laboratorio molto utile, equipaggiato con tutti gli strumenti necessari, distillatore, bruciatore, reagente. Cioè, raga, non avete capito cosa possiamo fare? Mamma mia, cioè, giocone. Va bene, giocone parecchio pesante. Raggiungi parti infiammabili, parti elettroniche, sostanze chimiche, funghi e altro, cioè per recuperarle, per evitare di... Sei sicuro che il tuo dispositivo funzioni, Igor? Ha solo bisogno di più di Cernobillai, Cernobillai, giusto? Sulla base della terra. Hai descritto. Termina la missione, potremmo ritornare una birra in Siriga. Beh, veramente in Russia, davanti alla vodka, però bevono birra. Allora sono false russe, non sono veri russi. Va bene, proseguiamo, proseguiamo. Si presenta, ecco, però io della centrale se non sono buoni, numeri sono troppo. Possiamo lasciarlo. Si sta allagando. Raga, guardate come. Scusate, finiscono gli altri. Guardate come viene. Cioè, come viene descritto nei minimi dettagli. Oddio, poi io non lo so, cioè, però. Mamma mia. Guardate tutte le. Cioè, tutti i tubi. Sicuramente qua passa. Acqua, c'è con l'acqua qui. Ah no, questo è un filtro, un tubo dell'acqua. Devono essere valvole, tutte valvole, 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 ma sicuramente dell'acqua. Qua c'è un condotto dell'aria. Usa per emettere un'onda radar. Ah vabbè. Ah, loro così calcolano le radiazioni, forse. Dove? Però noi possiamo attaccare. Wow, ma guarda un po' questo interno. Cioè, ragazzi, allora tu no, io scusami. Cosa vuole che vada? Ma c'è la luce, mi scoprono, no? Credevo che stessi spegnendo quella guardia, o la stai risparmiando per dopo? No, no. Calmati, calmati. Dov'è sta cazzo di guardia? Bravo, sì, tutto che non l'ho vista proprio. Ah, è lì sopra. 5 barre, è aumentato. Cos'è aumentato? Non è aumentato niente qua, 0,5. 1,5, oddio. Allora, le quattro fasi. Andiamoci da qui, facciamo una qua. Questa maledetta perdita. Cioè, ci sono quattro fasi: grigia, gialla, arancione e rosso qui sul macchinario, sullo scanner. Ma se io faccio invio, lui cosa mi dà? Le razioni di cibo sulla mappa? No. Trova la Chernobyl Light. Segui un attacco con l'acqua, non colpisci di soffitto in un'animazione furtiva. Allora, aspettate un attimo. Ah, ma quelli sono i miei alleati. E io cosa dovrei fare? Dovrei eliminarlo? Allora, tutto in prima persona, cioè, proprio come se lo stessimo facendo noi dal vivo. Bene, bene. Guardate quella mano come vibra. Non devo attivare nulla. No, proseguiamo. 1,9, 0,6. Quelle sono le radiazioni, ragazzi. Facciamo un altro dato, vediamo un po' per sicurezza. Ci ha evidenziato qualcosa. Vediamo. Devo andare io, eh sì, giustamente. Vabbè. Siamo nella sala. Oh, cioè, no, non va. Ciao, cosa sta qua, Igor? Guarda, Igor, vuoi
Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка AZ5 еще работает. AZ5 funziona ancora. Non mi importa di quello che pensano. Non premere il pulsante ma dire la verità. Non premere il pulsante e inventati una scusa, premo il pulsante. No, io lo premo il pulsante. Però lei mi dice di no. Comunque vada, non interferire con il mio piano. Invece qui cosa diceva? Non devono credere che sia diventato pazzo. No, io lo premo. Ah, perché noi abbiamo visto Tatiana. Merda, raga. Mi sa che se premiamo sto tasto la... Abbiamo tolto la luce. Bene. Allarme. Abbiamo tolto la corrente, in sostanza. No, perché poi... dai, siamo qua per questo, cioè... Almeno in questa missione. Non vorrei poi... Ecco, un altro evento. Raio della centrale. Padre nostro, che sei eccezionale. Il tuo amico, il tuo amico. Sta pregando. Ci hai ammazzato, arrogante figlio di puttana, ci hai ammazzato tutti. Ma che lo stai dicendo? È scattato l'allarme della base, del laboratorio. Siamo di nuovo qui con questi fulmini. Le radiazioni. E siamo a 10. Facciamo la svelta. Infatti le radiazioni stanno un po' aumentando. Non è che potreste darmi una mossa da gioco. Cosa devo fare? Chernobyl Light. Ah, questa è la Chernobyl Light. Ah, infatti, formo qui un mondo estraneo. E bisogno della Chernobyl Light. Ah, eccole, questa è la cassetta dove porta. La mia fidanzata. No! Oh merda! Utilizza qualcosa. Oh! Abbiamo qui un soldato che viene da un altro... Da un altro sistema? Stalker oscuro. Ah, quello è uno stalker. Siamo arrivati in un'altra parte del mondo. Ok, siamo, mi sa, sospesi tra, come diceva lui poco fa, siamo sospesi tra il tempo. Oliver, dove cazzo siamo? Ci siamo sospesi. Eccolo Oliver. Ascolta, io Антон был хорошим парнем.
Diciamo. Siamo all'interno di un wormwall che collega due singolarità. È piuttosto corto e non molto stabile. Dobbiamo muoverci, capite? Se prima non ci moriamo dentro qui, risucchiati. No, non posso seguirci qui. Accenderei così, ma molto improbabile. Portaci fuori da qui. Sto facendo io, sì, con la dentro basso. Andiamoci là, là. Braccio, come si è tolto il muscolo da Nintendo, mamma mia, addio, io la farò pagare a quel figlio di puttana mascherata, tanto, tanto lo prometto, ma quello è un, abbiamo detto, non mi ricordo, era un soldato, a quanto pare, mi sa che mo viene qua questo, oh no, ok. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его, прочувствовать, подчинить. Devi possederlo e domarlo. Dove cazzo stiamo andando? Cioè, noi lo attiviamo, ma non sappiamo la destinazione. Comunque, qua c'è un calo di FPS assurdo. Giorno 1, Chernobyl, mattina. Ok, bene signori, allora io spero che questo, diciamo, prologo, questa anteprima vi sia piaciuta. Siamo arrivati al primo episodio, quindi io direi di staccare perché sto video non so nemmeno quanto tempo ci metterà a caricarlo, però comunque spero di portarlo sul mio canale al più presto e speriamo che questo videogioco vi piaccia. Allora, sto ricevendo poche visualizzazioni, poche mi piace, proprio perché io non sono attivo come una volta sul mio canale. Se vi interessa questo genere di videogiochi, ditemelo che possiamo continuarlo, se no poi lo interromperemo, io me lo gioco in offline perché mi sta comunque prendendo parecchio. Vi lascio una buona serata e arrivederci, lasciate un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale, trovate tutte le info in descrizione del mio setup che utilizzo per sia lavoro che da gaming, oppure seguitemi sul mio blog che trovate nell'info box, cioè nelle campo informazioni sul mio canale, per scoprire insomma tutte le novità che porterò sul appunto canale stesso, che sia piattaforma YouTube o l'altra, insomma, che non posso nominare. Ok, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.